Bentrovati, noi siamo a Porto Rotondo ancora una volta. Pensate, nel nostro programma c'è un grande personaggio del mondo del calcio. Io ogni volta che sto al suo fianco, chissà perché mi emoziono. Beh, lui è Ricky Albertosi, grande portierone della Nazionale Italia un po' di tempo fa, nel 78 credo, e poi sicuramente un grande campione perché è stato uno dei che hanno portato vincitore poi il Cagliari in quel famoso anno. Ciao Ricky. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Purtroppo sono passati diversi anni. Nel 78 io non c'ero già più, cioè non c'ero nel già 73, più quindi. Nel 70 c'è stata la famosa partita. Ricky, ma secondo te devo ripetere il tutto oppure lasciamo andare così? No, anzi, va benissimo così, mi sembro più giovane, capito? Nel 78 ho vinto il campionato con il Milan, 78-79 è stato l'anno che ho vinto il campionato con il Milan, dopo 10 anni che l'avevo vinto col Cagliari, 68-69, 69-70 e poi l'ho rivinto a Milano. Sono i miei due unici scudetti che ho vinto nella mia lunga carriera calcistica. Sono arrivato secondo parecchie volte terzo quando ero alla Fiorentina, però le più grandi soddisfazioni le ho avute col Cagliari prima e poi col Milan dopo. Grande giornata quella di quest'oggi per me, è già capitato perché ci siamo incontrati lo scorso anno e devo dire abbiamo usato tantissimo queste immagini perché per me è una grande emozione averti al fianco. Tu sai che non ricordo bene tutti gli anni in cui tu hai militato come calciatore, faccio sempre confusione, l'ho fatto anche la volta scorsa, ma tu sai che io sono un grande calciatore. Sì, sì, me l'avevi detto anche l'anno scorso, che ti esibisci, non dico tutte le domeniche, però una volta ogni tanto in queste partite per beneficenza e continui a fare tunnel agli avversari, però qualche volta ti daranno qualche legnata che vedrai che la smetterai di fare i tunnel. Va bene, dai, parliamo intanto di cose un po' più serie, perché insomma avere Ricky Albertosi al fianco è sempre, c'è sempre tanto da imparare, tanto da scoprire. Per esempio io poche settimane fa, guarda, voglio fare un grande regalo a una persona di cui sono un grande fan, che è Renato Copparoni. Qualche settimana fa, vedete le immagini, ci siamo trovati a Oristano per una partita in beneficenza e si parlava proprio di te. Ma raccontaci il tuo trascorso con Copparoni. Ah, io sono stato con lui a Cagliari, mi sembra 3 anni, l'ho avuto come secondo portiere e il primo anno l'ho fatto debuttare verso la fine del campionato. Gli ho chiesto se voleva giocare, lui era ancora molto giovane, gli ho chiesto se voleva giocare e lui faceva i salti di gioia, mi ha detto certo che voglio giocare, dai fammi giocare. Allora un martedì gli ho detto guarda che domenica ti faccio giocare, preparati bene, e infatti la domenica dopo l'ho fatto giocare, ha esordito mi sembra in casa con il Torino, una partita tra l'altro non molto facile, però se l'è cavata benissimo e da lì poi ha iniziato la sua carriera che l'ha portato a giocare in Serie A per parecchi anni. Si parla tanto di calcio, dei trascorsi, della differenza anche tra quello che era il calcio di una volta e quello di oggi, ne abbiamo già parlato, ne riparliamo ancora, ma a te cosa manca poi del calcio di quei tempi e cosa pensi del calcio di oggi? Ma sai, del calcio di quei tempi purtroppo ormai sono tempi passati e si vive solo di ricordi. Il calcio di oggi non mi piace assolutamente, io credo che oggi il calciatore non si diverta più. Una volta noi giocavamo e giocavamo anche divertendosi, guadagnavamo certamente, però non in confronto a quello che guadagnano oggi, sono bazzecole quello che guadagnavamo noi. Infatti non ci sono più le famose bandiere del Cagliari, il Riva del Cagliari, il Rivera del Milan, il Mazzola dell'Inter, che facevano anni e anni e anni con la solita squadra. Oggi uno appena fa un buon campionato, anche se ha 4-5 anni di contratto ancora, o gli dai più soldi o altrimenti vuole andare via. E questo non è più calcio, questo è business e basta. Quindi c'è un po' il dimenticarsi di quella che è poi la propria maglia, che è una cosa importante. Certo, è importantissimo. Io sono stato
legato alla Fiorentina per 10 anni, 10 anni, poi sono stato a Cagliari altri 7 anni e poi ho fatto 7 anni al Milan. Io ho cambiato nella mia lunga carriera calcistica, ho cambiato solo 3 squadre, a parte che probabilmente allora non c'era lo svincolo, tu eri proprietario, il tuo cartellino era proprietario alla società, la società poteva fare e disfare di te, forse era anche troppo esagerato allora come è troppo esagerato adesso. Ricky Albertosi, nostra compagnia, lo ricordiamo in questa occasione, siamo a Porto Rotondo, lo ripetiamo ancora una volta, fra pochi giorni ci sarà una grande manifestazione in beneficenza, viene fatta praticamente ogni anno da 2 anni a questa parte, lo si farà ancora, una giornata in cui ci sarà anche Ricky Albertosi, che quando si parla di solidarietà, quando si parla di poter, come dire, usufruire della propria immagine, del proprio nome per fare qualcosa di buono per gli altri, beh, lui come tanti altri, ma lui soprattutto è sempre ben disponibile. Beh certo, sono disponibile perché io penso che soprattutto le cose fatte, ma fatte bene come sono fatte in questi anni, come sono stati fatti in questi anni qui ad Olbia, sono sempre disponibilissimo ad aiutare gli altri. So che c'è tanto bisogno in giro, ma non penso che sono solo io che fa queste cose, io credo che ci sia parecchia gente che voglia fare della beneficenza e lo sta facendo. Ricky, domandina, ritorniamo a parlare di calcio, ritorniamo a parlare anche di quegli anni che furono, quegli anni che ti portarono come grande campione in giro per il mondo, ma parliamo di quella famosa partita Italia-Germania. Cosa ti ricordi di quella partita e quali erano poi i pensieri all'interno dello spogliatoio, i pensieri della squadra e poi come ci si trovava in campo? Ma io di quella partita ricordo per filo e per segno tutto. se dovessi dire, sono cose indimenticabili, sono cose che ti restano impresse nella memoria, anche se nel momento in cui le vivi non pensi a quello che poi può succedere un domani. È a distanza di tanti anni il sapere che siccome era il 70, ora siamo nel 2009, sono passati quasi 40 anni, a distanza di 40 anni questa partita viene ancora ricordata come la miglior partita degli ultimi 50 anni, è chiaro che ne sei orgoglioso. No? Quella partita lì ne abbiamo viste di tutti i colori, vincevamo 1-0 fino al 92esimo, ci eravamo difesi contro questa Germania che era veramente una grande squadra, poi al 92esimo Snellinger che si stava avvicinando verso diciamo il sottopassaggio, ormai la partita era finita, si è trovata questa palla nei piedi e ha pareggiato e ci ha portato ai supplementari. Supplementari poi c'è stata un'alternanza di gol incredibili. È andata avanti la Germania e a quel punto lì sembrava che ormai per noi non ci fosse più niente da fare. Ha pareggiato dopo 6-7 minuti Burnic, uno che i gol li fa veramente col contagocce. Siamo andati in vantaggio, ci hanno raggiunti ancora perché Rivera è andata sul palo, non doveva andare, io di solito metto un difensore, c'è stato un colpo di testa, la palla andava verso di lui, io gli ho detto tua, lui ha fatto un movimento come per accompagnare la palla fuori, invece si è insaccata tra lui e il palo e è andata dentro. A quel punto lì io credo che non si possono ripetere le parole per televisione che gli ho detto, tant'è vero che lui era abbracciato al palo, batteva la testa contro il palo, dice ora per rimediare posso solo andare a far gol, palla al centro, 3 passaggi, Rivera gol. Il Brasile, domenica prossima, ripetiamo, ha segnato Müller, ora il pallone è stato rimesso in gioco dagli azzurri, scatta Rivera, scatta anche Domenchini sulla destra, Rivera mantiene presso la palla, la dà a De Sisti, De Sisti investito sul da parte, accanto a Ste Facchetti riceve il pallone proprio sulla linea centrale del campo, da Facchetti a Boninsegna, controllato da Schulz, Boninsegna scappa a Schulz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato ancora l'Italia, e noi sappiamo dirvi con chi, sentire ascoltatori, ma esattamente...